Ecco, qui per esempio adesso il fatto di spostarsi da un luogo all'altro, da un lato avrei preferito farlo io a piedi, perché vedete abbiamo una zona circoscritta della mappa che ancora non possiamo vedere e poi qui dove possiamo solamente viaggiare automaticamente. Mentre invece anche il viaggio a piedi mi sarebbe piaciuto farlo io a piedi, in modo da avere comunque anche un po' di gameplay, un po' più di gameplay. Occhi aperti per quei goblin. Stando ai rapporti, sono in quest'area. Da qui in poi è tutta palude. Fate attenzione, signore. Come non farlo? E qui abbiamo un'altra porzione di gameplay che ovviamente approfondiremo. Perso nella nebbia. Accessori di supporto, sì, va bene, questo lo sappiamo. E qui possiamo cominciare. Ok, continuiamo con il leggere le nuove informazioni. Paludi della Bonaccia, un'area paludosa che si estende a nord-est di Castel Rosalith. Un tempo ospitava alcuni sparuti villaggi, ma nulla di paragonabile ai vivaci insediamenti disseminati lungo le strade principali del regno. Con l'espansione della piaga e la migrazione delle creature a essa associata, persino questi miseri villaggi sono stati abbandonati. Sir Wade, fedele scudo di Rosaria, scelto dal Lord Comandante Rudney Mordok per accompagnare Clive nella sua spedizione alla Bonaccia. Un tempo paggio di basso rango, Wade fu ispirato ad arruolarsi dopo che una casta di legno gli cadde addosso e il giovane Joshua gli salvò la vita. Sir Tyler, fedele scudo di Rosaria e rampollo di una famiglia nobile. Tyler ha seguito le orme paterne entrando al servizio del ducato, guadagnandosi la posizione di braccio destro del Lord Comandante. È stato scelto da Lord Murdoch per accompagnare Clive nella sua spedizione alla Bonaccia. Una persona leale ed equilibrata, capace non solo di obbedire agli ordini del giovane Lord Marchese e proteggerlo, ma anche di aiutare a tenere in riga il focoso Sir Wade. Goblin, una specie comune di uomini bestia, sebbene a prima vista possano sembrare dei predatori senza cervello, hanno un loro linguaggio e sono abbastanza abili da lanciare incantesimi e costruire strumenti e attrezzature rudimentali. Si trovano soprattutto nel continente di Ciclonia, ma la diffusione della piaga li ha visti sconfinare sempre più in territorio umano. Cosa che spesso si traduce in incomprensioni e spargimenti di sangue. Vedete? Esiste quindi una piaga. Una piaga che a mio avviso potrebbe aver corrotto anche alcuni Aikon, che tecnicamente sarebbero o gli Aikon del passato o degli Aikon corrotti che però per colpa della piaga adesso stanno tornando in vita. E di questo ne parleremo dopo. Allora, esploriamo innanzitutto la zona. Direi che questo non è proprio un sentiero ben tenuto. E chi credi che lo manterrebbe qua giù? Sono tutti scappati dalla piaga. Pensare che un Esattamente. tempo qui era abitato. Le Il vecchio farfalle villaggio della indicano. Bonaccia è più avanti. O almeno quel che ne resta. Le farfalle indicano la zona che noi dobbiamo percorrere, il che è un buon segnalino in realtà. Anche se le mappe comunque di per sé, come potete notare, sono abbastanza corridoio al momento, no? Sono delle grosse aree, però, con dei corridoi nel mezzo. Guardate come sono realizzati bene i goblin. Mi piacciono tantissimo a me. Seguitemi. E qui abbiamo le prime battaglie. Andiamo,
Goblin. I rapporti non mentivano. Sì, proseguiamo. Forse ce ne sono altri. Allora, il combattimento è un altro di quelli, è un altro di quegli aspetti che sinceramente mi sento di apprezzare un po' di più, perché a prima detta sembrava quasi essere una sorta di Devil May Cry, no? Dato che appunto il team di sviluppo è stato una sorta di unione tra Platinum Games e gli studi di Devil May Cry, quindi gli sviluppatori di Devil May Cry, ma in realtà a pad alla mano vi posso dire che è molto più simile a un Nier piuttosto che a un Devil May Cry. Tutti gli elementi di Devil May Cry a mio avviso si notano di più nei combattimenti in volo, dove ovviamente loro sono dei maestri nel effettuare animazioni e ovviamente anche mosse particolari, e nel sistema di ranking tra virgolette che si ottiene dopo ogni battaglia. Perché che cosa succede? Succede che noi combattendo avremo una sorta di reward in base alla nostra efficienza in battaglia. Quindi più saremo bravi, più saremo anche stilosi da un certo punto di vista, tra virgolette, e maggiori e migliori saranno le ricompense che otterremo alla fine del combattimento. Benvenuti, ecco in che cosa consiste, diciamo, il marchio Devil May Cry, no? Vabbè, il bottino viene raccolto automaticamente, questo non c'è problema. Ora è per sempre. Sistema di combattimento, ripeto, pad alla mano. È molto divertente, molto frenetico, e basta prendere i giusti accorgimenti e risulta essere veramente veramente affabile. Nelle prime ore di gioco io ero abbastanza impacciato in realtà, perché confondevo spesso i tasti. Poi io ho cambiato la mappatura dei tasti originali, non ho tenuto appunto quelli di base, ma ho cambiato nella configurazione B, che è molto più simile a quella di un Souls rispetto a quella di un gioco action classico di Platinum, o anche Santa Monica con God of War per esempio, perché negli ultimi tempi anche in God of War appunto gli attacchi vengono effettuati con i trigger in alto, quindi R1 R2, anche in Stranger of Paradise avevamo R1 R2 come attacco, la schivata con cerchio che è la stessa cosa che facciamo qui, per cui mi trovo molto più a mio agio con questa tipologia di tasti. L2 che serve per l'abilità della Fenice in questo caso, o l'abilità degli Icon, quindi le abilità speciali che ci vengono fornite dagli Icon. E poi l'unica cosa che ancora mi deve entrare bene in testa è che con quadrato posso utilizzare gli attacchi speciali, cosa che delle volte dimentico di fare letteralmente. Fate attenzione, alcuni di loro utilizzano la magia e non sono pochi, non sarà uno scontro facile. Vedete, ci sono altri nemici in avvicinamento. Però vedete, quando ci si avvicina, olè, e ce l'abbiamo fatta. L'unica cosa che un pochettino non mi piace è che cambiare il target una volta loccato può risultare un po' più complesso del previsto. Quindi delle volte si è, non dico costretti a targettare lo stesso nemico, però conviene quasi quasi eliminare il nemico targettato per poi concentrarsi sull'altro. Ed è l'unica cosa che forse un pochettino mi stona, se devo dirla tutta. È l'unica cosa che un pochettino mi stona. Dovremmo essere vicini alla piazza principale del villaggio. Carucci anche i trigger nel tenere premuto R2, giusto per dare attenzione al giocatore. Io apprezzo questi piccoli accorgimenti, perché molti li criticano dicendo che sono aggiunte inutili, ma per me sono dei trigger che ti servono a tenere alta la concentrazione durante il gameplay, e secondo me ci sta. Un po' come i quick time event, è la stessa identica cosa. Ti rendono protagonista e ti fanno concentrare. Luridi schifosi. Siamo in trappola, mio signore. Sto pensando.
Quello è il capo. Prima però dobbiamo occuparci degli altri. Vogliamo sfoltirli un po'? Che domanda scontata! Oh, mi ha preso. Non ti rialzare! Vedete, bisogna premere R3 per cambiare il target. Quando magari in un gioco normale uno basta che faceva destra e sinistra con la levetta destra e poteva cambiare il nemico. Qui abbiamo il primo vero combattimento un po' più tosto. Un nemico formidabile, un elite in questo caso. Qui abbiamo il tutorial sul nemico formidabile. Vedete, qui la situazione è diversa e poi vedete con la schivata perfetta si possono effettuare i counter. Poi vacillamento parziale, quindi quando raggiungiamo il 50% del break abbiamo una porzione di danni aumentata. Mi piace molto la meccanica del counter. E qui ora abbiamo il break. La classica meccanica del vacillamento break, dove è utilissimo utilizzare gli attacchi speciali. E poi io quello che faccio è appunto le combo con l'attacco traslante, che secondo me, a parte fare più danno, danno anche più stile. Quindi è meglio. Ah, qua facciamo attenzione perché ora qua... Ecco, lo sapevo che l'ultimo mi beccava, pensavo di aver finito. Ripeto, il combattimento è molto più Platinum che Devil May Cry in realtà. E sta cosa mi piace parecchio. Ok, vacillamento. E qua è morto. Dal punto di vista cinematografico, questo menu finale è un po' più bruttino rispetto a quello che mi sarebbe piaciuto vedere, magari una cosa un po' più particolare. Manca la fanfara, una cosa che molti hanno notato, la classica fanfara para para pa 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 pa. Però direi che ci può anche stare, dai. Non sono così severo. Alla fine stiamo evolvendo il titolo, quindi è giusto da un lato renderlo anche un po' più serio il gioco, dato la, appunto, la mole di cruenza che abbiamo, sangue, ci sta a rendere il tutto un po' più maturo, quindi va bene. Allora, abbiamo ottenuto i bracciali, quindi possiamo adesso equipaggiare i bracciali. Che vabbè, non ci danno granché come difese e come altro, però ci aiutano un pochettino anche a capire come funziona il menu e come si equipaggiano gli oggetti nel menu. Eccolo lì. Facciamola finita. Ma cosa? Salute! Esatto, niente proprio di meno che il Molboro. Non possiamo fare il menu
Eccala, mi sono fatto beccare. Eh sì ragazzi, il uno dei nemici più forti praticamente dei Final Fantasy lo incontriamo praticamente nella demo. È anche interessante il fatto che non c'è l'animazione cancellabile, cioè c'è soltanto, vedete, con gli attacchi singoli, ma nel mentre si fanno le combo non si cancella l'animazione, che era una delle cose che si sfruttava di più in Devil May Cry. E qui invece vengono introdotti gli attacchi cinematici, quindi ci sono delle sequenze particolari dove possiamo attaccare e fare dei danni importanti al nemico, appunto per una questione, diciamo, più di trama. Vedete? L'animazione non si cancella al 100% quando voi fate l'attacco, o comunque mentre state facendo la combo, dipende che combo state facendo, non potete interrompere. E così come gli attacchi cinematici, ci sono anche le schivate che bisogna effettuare. Vedete, dal punto di vista, diciamo, prettamente... dal punto di vista prettamente cinematografico, chiamiamolo così, cinematico, già come confermato anche dagli stessi produttori, cambia poco se riusciamo a cambiare, o cioè se riusciamo a farle o non farle, perché comunque sia subiremo dei danni, tutto quello che è, però è diverso. Ecco qua, mi sono fatto colpire. Pensavo di poterlo... No, attenzione. Quello che si fa colpire come un tacchino. No. Beh, peccato, volevo fare la doppia schivata per fare una cosa figa. Ok. Ecco, vedete, qui invece c'è stata una specie di fanfara, no? Però probabilmente contro il boss, mentre invece contro i nemici, quelli la elite, non è inserita. Signore, grazie. Chi l'avrebbe mai detto? E qui adesso in teoria... Ah no, non mi appare il Marlboro. Ah, mi ricordavo di sì. Ci mancavano i Marlboro. E poi l'ho sempre chiamati Marlboro. Invece quelli chiamano Marlboro.
Se non li fermiamo qui, presto li avremo ai nostri cancelli. No, niente, uno spunto. Ma boh. Dobbiamo muoverci. Mi ricordavo di sì. Andarsene prima del tramonto. Se partiamo immediatamente, saremo a Porta Fenice prima di sera. Dannata piaga. E qui non si può fare, peccato, volevo fare. Benissimo. E adesso andiamo nella seconda parte, o per meglio dire la parte finale in realtà di questa demo, la Porta Fenice. Ecco qua, mi fa fare Porta Fenice, una fortezza cinta da mura situata vicino al confine nord-occidentale di Rosaria. Originariamente era stata costruita per fungere da avamposto contro i territori settentrionali, ma il suo vero scopo è celato nelle rovine sopra cui è stata eretta la fortezza. Qui, in un'antica camera accessibile soltanto dal dominante del fuoco, si tiene il rito della comunione ancestrale, un importante rituale in cui si dice che la Fenice possa sentire le voci degli antenati del ducato. All'improvviso, migliaia di occhi rossi. No, aspettate, il bello arriva adesso. Sua signoria, sfodera la spada. Il capo dei goblin fa per scappare, ma finisce dritto in bocca a un malboro. Altra birra! Altre storie! Bevete e festeggiate, ragazzi. Domani dobbiamo lavorare. Essere gratificante vedere il proprio allievo farsi una fama. Il giovane signore ha un futuro radioso. Già, una sera potrebbe persino degnarsi di unirsi a noi. Non stai bene? No, padre. Sono solo stanco. È stata una lunga giornata. Sono tutti pazzi di Clive. Sì. Tuo fratello sarà un ottimo scudo. Ne siamo orgogliosi. Padre... Ma perché il dominante nasce solo nella nostra famiglia? Non mi sembra giusto. L'uomo non vive senza la benedizione dei cristalli. E i cristalli si rivelano tramite l'uomo. Tu sei stato benedetto, Joshua. Benedetto come dominante. Hai in te il potere di un Aegon. La nostra famiglia deve condividere tale potere con il popolo. Questo è il nostro compito. Vieni, ragazzo, nella piana sgombra. Segui le fiamme, poi sorgi dall'ombra. Il nostro canto risuona nel vento. Dalla Fenice per sempre sospinto e viaggia nell'aria su tutta Ciclonia. Più forte, amici! Più forte! Guarda la fiamma che le
Povera Jill. Si starà chiedendo dove sei. E dovresti diventare un ottimo segugio. Ecco dove eri finito. Che ci fai qua fuori? Non c'eri al banchetto. Durante i banchetti, noi scudi possiamo rilassarci e... Io non amo molto i dolci e la birra. Io invece detesto la verdura. Hai ucciso un Marlboro. Tutti tessevano le tue lodi. È una novità. Quando mi sono unito a loro, mi credevano un signorino viziato. Se non sapessi brandire una spada, sarei uno zimbello. Il primogenito fallito dell'arciduca. Sei tu quello in cui credono. Ti invidio. No, non è vero. Non credono in me. Credono nei poteri del dominante. Mio fratello la Fenice, signore della vita e della morte. Ma non è giusto. Dovevi essere tu. Non sono in grado di guidare il nostro popolo. Io non ho la forza. Ma tu ce l'hai. Ognuno ha il suo compito. Il nostro è stato deciso quando i nostri antenati hanno eletto il dominante come arciduca di Rosaria. Per assicurarsi che quando la nazione si troverà in difficoltà, la Fenice sorgerà dalle fiamme per trarci tutti in salvo. Il destino di Rosaria è in mano al dominante. È un fardello che devi portare. E che mi dici di te? Sono nato per essere il tuo scudo. Sono stato benedetto dalla Fenice per proteggere il nostro futuro sovrano a ogni costo. Per quanto sia difficile, non ti deluderò mai. Grazie, Clive, per prenderti sempre cura di me. Prima anche tu, però, devi prenderti cura di te stesso. D'accordo? È meglio rientrare. Si è fatto molto tardi. Notte, Torgal! Bello comunque vedere questi due fratelli che comunque si vogliono bene in questo modo. Si rispettano e si vogliono bene. Veramente bello. Scorte dalla capitale. Avete messo? Avete assaggiato le merci, eh? Beh, è davvero una fortuna che il nord sia pieno di mercanti che ci portano un po' di vino. Un barile lo diamo ai ragazzi in servizio. Ma che? Già. Primo colpo di scena della serata.
Cioè, questa parte che di trama è assurda per essere l'inizio. Veramente assurda. Ingresso preso, capitano. Procediamo secondo il piano. Eh già, ci sono dei traditori in patria. Perdonate, principe. Sono io, Wade. Voi, non so se vi ricordate. Ricordo. Che succede? Siamo sotto attacco. Non so chi siano, ma hanno dato fuoco a mezzo castello. Devo portarvi al sicuro, Altezza. Molto bene. Sono pronto. Con me, Vostra Altezza. E adesso sì. Siamo nei panni di Joshua, un giovane in fuga. Qui per il momento non abbiamo informazioni nuove, però se andiamo nella sezione del diario, ecco, praticamente abbiamo un piccolo riassunto del capitolo che stiamo giocando. In questo caso gli scudi di Rosaria marciano fino a Porta Fenice affinché Joshua, il dominante del ducato, nonché l'erede dal trono, possa invocare le parole degli antenati, come usanza prima di ogni grande battaglia. Tuttavia, la notte prima della cerimonia, il giovane principe viene svegliato dai rumori della battaglia. La fortezza è sotto attacco. E Joshua deve aprirsi la strada combattendo fino a suo padre con l'aiuto di un singolo valoroso scudo. Quindi molto interessante la cosa. Vedete che si è creato addirittura la palla di fuoco per aiutarsi in questo caso, no? Fa tipo da torcia. Molto bella questa idea. E notate subito come anche gli attacchi del nostro Joshua siano diversi. Non possiamo utilizzare l'attacco con quadrato, quindi l'attacco speciale, ma abbiamo con R1 l'attacco praticamente una sorta di difendente di fuoco. Poi abbiamo il salto, la schivata anche in questo caso, e poi la magia con R2, che è una sorta di fai raga o comunque una sorta di magia potente. E poi guardate con L2 cosa è in grado di fare: guarisce tutti di 9999. Quindi questo è il potere della Fenice. Di sì, Altezza. Livello 7, quindi il vero potere della Fenice, non come Clive che è stato solo benedetto dalla Fenice, quindi possiede solo una piccola parte del potere dell'Aikon. Cos'è stato? Li devo aiutare. Le fiamme sono ovunque. Indietro, Vostra Altezza, non è uno di noi! No, devo compiere il mio dovere. Vedete, notate anche come si stanchi ogni volta che effettuiamo un attacco. Perché è debole, è malato. Li ho visti al banchetto. Stavano ridendo. È un abito di Sembrek. Ma perché l'impero dovrebbe... Troviamo mio padre. Altre informazioni utili. Sacro Impero di Sunbreak. Una nazione che occupa le distese nord-orientali del continente di Siclonia, la cui capitale è l'importante città di Oriflamme. Sunbreak è la più grande teocrazia del regno e vanta un proprio cristallo madre, testa di drago.
Sotto il governo del Sacro Imperatore, gli abitanti di Sunbreak hanno una vita agiata grazie alla benedizione del cristallo, che ritengono un dono della dea Gregor. Quindi, perché l'impero sta attaccando il ducato? Soprattutto sapendo che siamo in guerra. Guardate la potenza. Perdonami. Dannazione, sono dappertutto. Ma perché l'impero dovrebbe farlo? Sono nostri alleati. Ecco, l'impero sono nostri alleati. E invece, a quanto pare, no. Vieni qui. Tyler, sei ferito. Sopravvivrò. Grazie a Sua Altezza. Vostra Grazia, Lord Murdoch. Hai salvato il giovane principe. Questa scena mi ha fatto spaventare per un attimo. Sono debitore, soldato. È un onore, vostra grazia. Pensavo che avrebbero ucciso il re lì davanti a tutti, così, no? Con quel cenno d'intesa, come per dire: dice, sono qua. Andiamo al cancello posteriore. E invece no. Fortunatamente non è stato così. Perché quando si vede una scena del genere, poi tutti tradiscono, quindi non sai più di chi devi fidare. È solo la descrizione che dice di essere molto fedele o comunque molto legato al ducato, eccetera, eccetera. Ma poi bisogna vedere. Ostelan, tu Isagelif. Che i venti ti guidino a Rosalith. L'arciduca e il dominante non devono fuggire. Trovateli. La porta nord è là. I Chocobo sono nelle stalle. Padre, prendete Joshua e mettetevi al sicuro. No! Non me ne vado senza di te! Dovresti essere il mio scudo, ricordi? Lo so bene. Per questo devo trattenere i nemici mentre ti metti in salvo. Ordinerò alle forze rimaste di radunarsi al cancello. Andate. Farò il mio dovere. Anche tu devi fare il tuo. Io lo so. Tieni al sicuro nostro padre. Conto su di te, Joshua.
E qui adesso ritorniamo nei panni di Clive, addirittura con il comandante al nostro fianco, che ci porge la sua spada. Cioè noi come grado siamo addirittura superiori, perché siamo il primo scudo, capito? Quindi è bella questa cosa. Cioè, nonostante Clive sia comunque piccolo, perché ci ricordiamo ha 15 anni, in questa sezione di gioco lui possiede 15 anni. Guardate le scene. La violenza che si vede è incredibile. Mai vista una violenza simile in un Final Fantasy. In ambientazione medievale che ci sta da Dio. Che nessuno fugga. Ai vostri ordini. Occupatevi di quell'incantatore. Io terrò occupati gli altri. Ah, dispersa! Quello era l'ultimo. State bene? Io sì, ma sono preoccupato per mio padre e Joshua. Meglio tornare. Non così in fretta, però. Che presentazione! Imperiale. E tu sei lo scudo benedetto dalla Fenice. Ma non ti salverà. Non ci siamo. Il dragon. Sta fermo, maledizione. Ma l'aveva schivata questa però, eh? Un po' truffaldino qua. Anche perché c'è, cioè, nella prima demo l'ho fatto uno damage. E ora mi ha colpito già due volte questo attacco. Yeah!
Assam Breck. Cavaliere dell'alba cecante. E qui di per sé a livello di gameplay è finito, è finita la demo, perché ora sarà tutta sequenza filmata e poi saluti finali e arrivederci e grazie. Qui possiamo avere comunque altre informazioni sull'esercito imperiale. L'insieme delle forze del Sacro Impero di Sunbreak, sebbene sia ufficialmente sotto il comando dei cardinali, in realtà le legioni servono il Sacro Imperatore Sylvestre Lesage. Sul campo di battaglia i dragoni, lancieri straordinari rinomati in tutto il regno, sono l'arma più temibile dell'impero, scendendo dai cieli per seminare terrore e confusione tra gli sventurati nemici. Siete ferito? Sto bene. Quindi intrighi politici che già si iniziano a vedere, che renderanno la trama più interessante. Brutti vermi imperiali. Intendono davvero invaderci? Non ancora. Sono troppo pochi. Non puntavano a invaderci. Puntavano a ucciderci. Abbiamo finito. Ora torniamo da mio padre. Guardate, qui. Abbiamo consegnato queste fasce ieri, a Rosalith. Se erano già tra noi, ce ne saranno altri. Mio padre e Joshua sono in pericolo. Sbrighiamoci. Monta in sella. Si sono infiltrati da prima. E qui comincia... Cos'è stato? A infittirsi la trama. Qui non abbiamo nessuna informazione, tra l'altro. Perché non sappiamo di chi stiamo parlando, ovviamente. Abbiamo visto un ragazzo incappucciato e... Oh, boh. Thorgal, stai bene? Grazie al cielo. Vostra grazia, state bene? Per il momento. Andremo a Rosalith per i rinforzi. Mi servirà il tuo aiuto per scortare Joshua alla capitale. In sella, Joshua. Padre! Mi spiace, vostra grazia. Purtroppo non sarà possibile. Servi senza onore! State dietro, vi avverto! Corri, Joshua, corri! No! Mamma mia, che scena! E siamo ancora all'inizio. Traditori! Hai fatto la fine di Ned Stark, Edwin. Conto su di te, Joshua. Merda. Forza, uccidetelo! Ha disintegrato tutti. Qui ancora non abbiamo aggiornamenti. La Fenice! Già!
Adesso dovremmo averli, se non sbaglio. Esatto. La Fenice. Guardiana del fuoco, la cui forza risiede in Joshua Rosfield, erede del trono rosariano. La Fenice nasce sempre all'interno della discendenza dell'arciduca e viene venerata dalla popolazione, poiché le sue fiamme di distruzione e di rinascita hanno salvato più volte il ducato dal disastro. Solo che sembra non controllare il potere. Controllo. Devo fare qualcosa. Devo salvarlo. No, mio signore. State indietro. Clive! Il ciocobo. Grazie, Ambrosia. Mi hai salvato. Rimettila in piedi e scappa. Ti prego. Joshua, stai soffrendo. Non ora. Forza, sei il suo scudo. Fai il tuo dovere. Salvalo. Mio signore! Cosa? È quello che diavolo? Vedete? Ifrit, perché questo è palesemente Ifrit, nasce da una persona. Una persona infuocata che non sappiamo chi sia. Quindi molti sospettavano fosse Clive, ma non è così, non è Clive. È impossibile! Purtroppo anche lui ci lascia. Qui non possiamo fare nient'altro, purtroppo, perché qui comincia adesso la stessa sequenza che abbiamo visto all'inizio del gioco. Chi sei? Esatto. Chi sei? Lasciami in pace. Lasciami in pace. Che tra l'altro Ifrit, se notate, per l'appunto, come hanno sostenuto molti, sembra essere Dark Ifrit. I colori sono più scuri. Vedete quanto è scuro? Incarnare la Fenice, va bene, ok, questo lo sappiamo. I colori, notate come sono molto più scuri e sembrano veramente reincarnare Dark Ifrit. E la mia ipotesi più probabile al momento è quella che Dark Ifrit si sia... ho sbagliato la schivata. Si sia risvegliato, secondo me, non solo a causa del rancore che magari provava Clive, ma forse corrotto dalla piaga, perché lui doveva essere, o almeno secondo me Ifrit era l'Eikon di fuoco originale, che per qualche motivo è stato dimenticato o, non lo so, tenuto nascosto, sigillato. Vedete, può esserci un solo Eikon del fuoco. Ci troviamo esattamente dove saremmo dovuti andare per il rituale.
Sentite che host. Porca troia, pensavo di averlo schivato. Eh sì, perché aspetto sempre all'ultimo io. Invece stavolta non ci sono riuscito. Se ti trovi a corto di PV, usa L2 per lanciare l'incantesimo Fiamme della Rinascita e ripristinare tutta la tua salute. Che belli pure questi intermezzi. Ho fallito. Vi sto facendo vedere anche magari qualche alternativa di fallimento, no? Infatti non gli ho fatto danno. E quasi continua. Allora, il quick time event, allora, in realtà c'è stato molto, cioè ci sarebbe qualcosa anche da dire sui quick time event, a chi non piacciono perché rovina un po' l'atmosfera del gioco, io in realtà li ho apprezzati, se devo essere sincero. Sono come una sorta di intermezzo del combattimento. Diciamo che fallirli o comunque riuscire a farli è vero che danno una mano, però fino a un certo punto, credo. Vediamo qua cosa succede, se no ce la faccio lo stesso. Questa è una citazione bellissima a Final Fantasy VIII, almeno per me. Io ci ho rivisto Final Fantasy VIII, quando Ifrit sale sulla palla di fuoco e praticamente... dove sale in cima e poi dà il pugno a quel meteorite che creano. Molto simile, rimando, mi è piaciuto tanto qua. Non possiamo fare altra qua, purtroppo non possiamo entrare nel menu della lore, gli RTS. Cala, schiacciato malissimo. Queste sono tutte cutscenes, non sono filmati di gioco, sono proprio scene a parte. Io ci provo, però vedete? Clive è esterno ai fatti. Fermati! Però sta guardando tramite gli occhi, non di un Aikon. Toccare mio fratello! Aiutami! Solo che non si sa. Questa scena è molto particolare. Joshua! Fermati! Fermati!
Ho giurato che l'avrei protetto! Ti prego! Ti prego! Fermati! Mamma mia. Ti ammazzo! Cazzo, lo giuro! Giuro che ti ammazzo! E qui purtroppo... Ecco che qua lo possiamo fare. Però, come potete notare, non c'è nulla di cui discutere. E qui è ufficialmente finita la demo di Final Fantasy XVI. Incredibile viaggio, se ne dire. Vi prego, aiuto! Nessuna distinzione. Tutti morti. Quel mostro ha combinato un disastro. Davvero un peccato per la Fenice, ma era inevitabile. Oh, condoglianze, vostra grazia. Possiamo fare qualcosa? Non siete soddisfatto, capitano? Joshua era tutto per me. E ora è morto. Spero solo che ci sia un posto per me nel mondo che sua radiosità vuole creare. Capisco. Vostra grazia, guardate! Le macerie devono averlo protetto dalle fiamme. Lo facciamo prigioniero? Non c'è bisogno. Uccidilo. Fermo. Mio marito non smetteva mai di ripetere che è un ottimo soldato. Sono sicura che sarà una fantastica aggiunta alla prima linea imperiale. Ogni cosa al suo posto. Mamma mia. Incredibile. La madre è uno dei personaggi Forza, più ragazzo. Cattivi. Diventerai un soldato. Joshua. E qui. Spiegata anche ovviamente la copertina, il titolo di Final Fantasy XVI con la Fenice e Ifrit che si danno battaglia. E qui si conclude la nostra demo di Final Fantasy XVI. Da qui adesso faremo il nostro salvataggio e poi ovviamente ricontinueremo da qua quando giorno 22 finalmente avrò modo di poter cominciare Final Fantasy XVI. Quindi ragazzi, è stato un piacere. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa demo. Probabilmente io dividerò il tutto in due video, perché due ore di registrato sono abbastanza corpose, quindi probabilmente farò due parti che saranno incluse comunque nella mia blind run di Final Fantasy XVI, che poi verranno continuate ovviamente più avanti. Quindi, per il momento è tutto. Alla prossima.